Ecco, quest'oggi ci sono tanti campioni qui sulla pista ciclabile della Valle Seriana. Sì, abbiamo voluto fare questo evento per valorizzare sì il territorio, ma anche, diciamo, con gli sforzi della tappa di ieri e quella che verrà domani, riunire un po' di ex campioni, fare un po' una pedalata bella insieme in allegria e anche mangiando e bevendo con una giornata così. Domani ci aspetta una partenza a Rovetta che sicuramente ci sarà il pienone, sarà una bellissima giornata e poi per quanto riguarda la provincia di Bergamo si chiude un po' tutti gli eventi che abbiamo costruito in questi giorni. E c'è già soddisfazione per tutti questi eventi? C'è molta soddisfazione sia per gli eventi sia soprattutto anche per la tappa di ieri, che è stata veramente la tappa con la miglior, diciamo, prestazione a livello cronometrico da parte degli atleti, che hanno tenuto una media altissima, addirittura una delle più forti mai avute nel Giro d'Italia finora. Ecco, sulla ciclabile oggi sono impegnate diverse persone con la pedalando sul serio. Sì, la pedalando sul serio, che si affianca alla pedalando con i campioni, raggruppa in modo libero e, come posso dire, in assoluta autonomia le persone per promuovere la pista ciclabile. È una prima idea, è una prima iniziativa, è un numero zero che vogliamo invece replicare in maniera continuativa l'anno prossimo, proprio per valorizzare la pista ciclabile. La seconda domenica di maggio, in occasione delle iniziative della giornata sulla cicloturismo, faremo questa iniziativa anche che coinvolge la pista ciclabile della Valle Seriana. Bravi, avanti! Una bella pedalata anche per gli amministratori. Sì, avevamo la bici assistita, però devo dire che alla fine i chilometri ci sono tutti. Abbiamo fatto un bello sprint finale, devo dire che è stata e sarà una giornata splendida, il tempo ci assiste, l'atmosfera era perfetta, abbiamo pedalato tutti insieme, è stato divertentissimo, è davvero una bellissima iniziativa. E ha guidato tutti i partecipanti qui nella piazza principale di onore. Esatto, sì, il primo ritrovo è qui e poi ci sarà una seconda parte sotto il municipio dove pranzeremo, speriamo di poter offrire il meglio a quanti più, nel senso che speriamo magari di riuscire ad allargare il pranzo anche ad altre persone che hanno partecipato. Questa è un po' l'idea che ci siamo fatti salendo, proprio per l'atmosfera che si è creata, quindi adesso stiamo qui un momento, beviamo qualcosa, mangiamo qualcosa, ci fanno compagnia i bambini, siamo riusciti a condensare il tempo in modo da avere qua anche loro prima del termine delle lezioni e direi che è andato tutto per il meglio.